Com'è che si dice? La storia si ripete? Bene, in questo caso si è ripetuta. Torno a casa da scuola con molta tranquillità, apro le notifiche di YouTube, leggo MotoGP 23 First Gameplay. A dire la verità, però, questo gameplay non è stato caricato sul canale ufficiale del gioco di MotoGP o comunque della Milestone, ma bensì da uno youtuber inglese, Robo46, che io ormai seguo da più o meno 2 annetti e che appunto è stato incaricato di mostrare al mondo il primo gameplay ufficiale di MotoGP 23. A cui oggi andremo a reagire. Ne approfitto per propormi, nel caso Milestone cercasse un creator italiano per mostrare il gioco anche al pubblico italiano, quindi magari con dei video in lingua italiana in anteprima. Se volete, io ci sono. Ho fatto più di 110 video su MotoGP 22. Sto parlando del 23. Se volete, io ci sono. Boh. Fatto sta che appunto, bando alle ciance, oggi andiamo a reagire a quello che è un video fatto appunto da questo youtuber inglese. Io mi sono spoilerato solamente una prima parte, ma in questo video si vedrà il menu, si vedranno i vari piloti e poi credo proprio che ci sarà anche un gameplay, quindi andremo proprio a reagire. Io vi lascio in descrizione il video originale ovviamente perché non voglio togliere i crediti alla persona che ha ricevuto il gioco, pronti per andare. Prima però vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, sia per potervi godere tutti i video che riguarderanno MotoGP 23 quando uscirà, ma poi anche e soprattutto per il momento per rimanere aggiornati su tutte le novità e anche sui vari gameplay ufficiali che usciranno. Ed eccoci ragazzi, subito qua col mega menu in bella vista, diciamo, siamo pronti per andare. Io lo faccio partire adesso, tra l'altro si sente anche Robo sotto, quindi per il momento vado a mutarlo. Questo è il menu di MotoGP 23. Questo è quello che ci troveremo davanti ogni singola volta che apriremo il gioco. Come potete leggere qua, c'è scritto che è ancora una preview, è una preview in una fase di sviluppo, quindi appunto non abbiamo ancora tutte le ultime cose. Comunque, Robo, vado anche un pochino avanti, volendo, intanto queste qua sono le classiche grafiche, ma stavo dicendo, Robo parte mostrando la possibilità di customizzare, anzi diciamo le cose per bene, il nostro pilota. Questa è la nuova schermata di customizzazione e come potete vedere, a dire la verità, cambia sì la grafica, ma lo stile è molto simile. I caschi, io questa parte me la sono già spoilerata perché appunto ero curioso e come potete vedere, a me sembra che il casco HJC sia lo stesso. Anche se il davanti è un pochino diverso, mi sembra che sia il solito casco di tutti gli anni, insomma, quello dal 2017. Non so poi se in realtà sia quello nuovo, non lo riesco a vedere bene neanche da qua, ma tra l'altro una delle cose che volevo mettere nelle 5 cose che vorrei era proprio i caschi nuovi. Vabbè, fatto sta che lo metterò ugualmente. Comunque, qui poi possiamo vedere tutti i vari altri caschi, LS2, NHK, X-Lite, Scorpion. Lui qua si sofferma su questo NHK. Devo dire davvero carino, ci sta. Poi i nuovi Shohei, i nuovi Suomi, ci sono tantissimi caschi nuovi, tantissimi o meglio. I caschi sono gli stessi, i modelli pure, ma i colori sono diversi, ci sono tante tipologie differenti. Non vedo però ulteriori marche, non ci sono nuove marche. Per ora non c'è neanche il casco Alpine Star, credo lo metteranno. Però io quantomeno lì non l'ho visto. Fatto sta che poi mostra la modifica del pilota, che vabbè, non c'è granché da far vedere visto che è sempre le solite cose: face, age, nationality, number, nome, cognome e il tipo di corpo, insomma. Poi, vabbè, le scritte dietro che non ci interessano troppo perché quelle preimpostate non le usa quasi nessuno. I guanti sono i classici, ma ci sono anche i guanti Macna che non c'erano nello scorso gioco. Da qui io ho sperato che ci potessero essere magari delle nuove tute. No, sempre Alpine Star e Dainese, non cambia niente. Gli stili di guida sono esattamente gli stessi che ci sono sempre stati. Dopodiché ci mostra anche la personalizzazione dei team, ed eccola qua: Aprilia, Ducati, Honda, KTM, Yamaha e GasGas, che quindi viene considerata come una costruttrice a parte, e d'altronde ci sta effettivamente, ci mostra le varie livree che però, ragazzi, sono molto similari a quelle di MotoGP 22, insomma questa roba rimane sempre molto molto simile, ma ce lo potevamo anche aspettare. Dopodiché, da qua in poi io il video non l'ho più visto, lui inizia a selezionare i vari piloti, qui c'è Pecco Bagnaia e in teoria adesso dovrebbe mostrare i vari piloti prima le varie, diciamo, condizioni, le varie impostazioni, tra cui weather condition, ma qua non credo ci sia ancora la possibilità di mettere il flag to flag perché lì potevi solamente scegliere con bagnato, nuvoloso, eccetera, eccetera, eccetera. Francesco Bagnaia fa vedere tutti i piloti: Diggia, Alex Marquez,
Marco Bezzecchi, qua ragazzi è interessante, Luca Marini con già le livree nuove, il che è molto positivo perché il gioco esce a giugno, ci manca solo che non mi fai le livree nuove, Raul Fernandez, Miguel Oliveira, Jorge Martin, Joan Zarco, io non l'ho mai vista questa parte ragazzi, Nakagami con tutte le cose nuove, il casco eccetera, Rins che però ha ancora il casco della Suzuki, ok che non conta granché, glielo rifaranno sicuramente, però vuol dire che ancora forse sono un pochino indietro per quanto riguarda i dettagli, per quanto riguarda lo sviluppo. Oggi è il 20 aprile, il 21 aprile 2022 usciva MotoGP 22, invece stavolta dovremmo aspettare molto di più, vabbè pace. Andiamo avanti comunque, Rins, non parte il video, ok, è partito, Augusto Fernandez, Pole Spargaro, che ad esempio ha già il casco nuovo, Mir che ha già il casco nuovo, Marc Marquez, Brad Binder, vediamo, ecco, Miller lo ha il casco Alpinestar, non lo ha ancora, ma ha il casco AGV, quindi potrebbe essere che il modello Alpinestar è ancora in lavorazione, effettivamente. Poi abbiamo Vignales, Aleix Spargaró che ha già il Kabuto, Franco Morbidelli, è tornato infatti indietro, penso proprio per la questione del Kabuto, e Quartararo che ha già l'HJC. Dopodiché abbiamo anche Bastianini e poi vabbè torniamo a Pecco. Qui ci fa vedere tutti i vari circuiti, ce ne sono a dire la verità pochi utilizzabili, ad esempio i Rez, le mani Mugello non li può usare, ma forse, oddio, no ok sì, quelli non li poteva utilizzare, questi qua può usarli, io non vedo esatto, mi sono fermato perché non li aveva scorsi tutti, ma mancano i circuiti del Kazakistan e dell'India, che non ci sono, non mi pare di essere matto, no non ci sono proprio. Li ha fatti vedere tutti, ma quei circuiti lì non ci sono. Non credo di essere folle. Valencia, Portimao, Termas, Austin. Non vedo quelle bandiere. Lusail, Sepang. No, non ci sono proprio, ragazzi. Lui opta per andare a Phillip Island. Race setting, ma ribadisco, siamo in prova tempo, quindi non c'è davvero granché da fare. E adesso, ok. Game experience. Neural Steering, Neural Throttle, Neural Brakes. Questa qua è una parte nuova. Io credo che questa Game Experience sia un nuovo livello generale. Che dice, allora, choose a default setting. Quindi ve lo traduco direttamente. Scegli un setting, un'impostazione di default per la tua esperienza di gioco. Rookie, classica, competitiva, estrema. Ognuna di queste impostazioni può essere modificata per crearne una personalizzata basata sulle tue skill nel controllare la moto. Neural Steering, che non so cosa sia, qua però intanto lui ci fa vedere Classic, Competitive, Extreme. A dire la verità vedo che su tipo Competitive il cambio è ancora automatico, quindi penso che me la caverò con Extreme, spero, quantomeno, vedremo, insomma. Ma non so cosa sia Neural Steering, Throttle e Brakes. Neural Steering, ve lo leggo direttamente in italiano. Questa impostazione ti permette di sistemare l'intensità del neural steering, che è quindi tipo il girare neurale, non so bene come tradurlo, ecco. Questo aiuto è particolarmente utile se non sei familiare con i circuiti e non conosci dove devi girare oppure curvare, credo sia una roba del genere. Questo aiuto arriva, diciamo, comes into operation, quindi si attiva quando l'input del giocatore corrisponde con la direzione della curva, quindi ti danno una mano. Attivato, l'aiuto automaticamente mantiene la traiettoria ideale. Moderato, il giocatore ha controllo, ma dopo una certa quantità di gradi l'aiuto prende, diciamo, il sopravvento, potremmo dire, nel senso che inizia lui a attaccarsi alla linea ideale. Disabilitato, il giocatore fa come gli pare, in poche parole, quindi è una roba che non c'è mai stata per ora, è solamente un surplus che credo che non utilizzerò. Dopodiché Neural Throttle credo sia la stessa roba, Neural Brakes uguale, quindi ragazzi possiamo anche skipparla sta parte visto che direi che è la stessa roba. Anti-lock braking system, questo sistema impedisce alla moto from tipping forward following particularly strong braking. In poche parole, credo che eviti di bloccare, quindi dovrai gestire più la frenata. Questa roba qua però non c'era. Poi beh, il cambio, la frizione in partenza, l'elettronica, off track aid, l'aiuto fuori pista. Ok ragazzi, non c'è altro. Quindi adesso lui comincia la time trial. Ok, qua sta sistemando tutto, le solite cose. Io ho un pochino alzato il suo volume perché voglio sentire il rumore della moto. Ma qua comunque sta sistemando, insomma, tutte le varie impostazioni, assetti, ok, che non ci interessa perché è sempre uguale, non è cambiato niente. E qui esce. Qui metto lo schermo intero qua sopra, che non credo si veda la mia webcam, o meglio, credo che si veda, quindi che la mia webcam non lo copra, c'è il suo logo. Io adesso andrò a mettere così
e non si vedrà più. Ribadisco, non voglio togliergli i crediti, infatti fino ad ora non ho messo in full screen, però adesso ragazzi metto full screen per goderci meglio. Comunque il video è di Robo, ribadisco, ve lo lascio in descrizione, andiamo. Carichissimi, tra l'altro c'è anche lui che parla. Allora, frame rate issues, lo stavo notando, ma pensavo fosse il mio PC, non è il mio PC. L'autopilot che rimane in prima a 125 km/h. Sistema qua le varie impostazioni, ok, non mi importa. Direi che possiamo anche andare direttamente un pochino avanti fino a quando lui magari già guida, tipo qua. Allora, lascio per un pochino proprio guardare. Allora, frame lag ha un botto, si vede proprio. Yeah, the bike, you can feel... Puoi sentire che la moto sta dicendo, comunque... Yeah, when you open the throttle, when you quando apri il gas... Mi sono perso una parte. Vabbè, comunque, proviamo a giudicarla da noi un pochino. Allora, mi sembra un pochino diverso il punto di vista. Non so come spiegarvelo. In generale, quando piega, si vede molto di più che il pilota si porta fuori dalla moto. Nel senso che proprio mi pare che sia cambiata la fisica, capito? Una roba che invece prima non notavo granché. Ok, si sente... Il gas sembra molto diverso dal 22, credo, ma in generale lui ha detto it feels really different from 22, quindi credo che significhi in generale la moto è molto differente dal 22, credo, a occhio e croce così. Non mi metto a farvi la traduzione di tutto perché non avrebbe neanche senso, non sarebbe un mio contenuto. Io sto notando che la moto è parecchio differente, nel senso che il modo proprio in cui va giù il pilota e la moto stessa, ma anche il modo in cui la moto si muove in frenata e in riapertura di gas, sembra molto diverso. Sembra anche che richieda molta più competenza. Probabilmente mi pentirò malamente di aver detto che io gli aiuti non li utilizzerò, perché sembra davvero molto più complicato e simulativo. Per il momento promette bene. Andiamo un attimo avanti, allora rivediamo. Qui ad esempio già la percorrenza di questa curva mi sembra parecchio diversa per la posizione più che altro del sedere del pilota, mi pare. In generale mi pare che, ecco, se vedete, poi è un pochino lo stile di guida di Rins, è questo, c'è da dirlo. Però in generale anche la frenata, il movimento che fa la moto, che sembra stabile, ma appena provi a frenare un pochino di più ti inizia a sballottare, mi pare così, noto così, abbasso un pochino il volume che non so se si senta un pochino troppo, ribadisco ragazzi, sto abbastanza improvvisando tutto. Poi vabbè, ancora c'è parecchio frame lag, quindi non si può neanche... più di troppo andare a valutare in generale il gioco. Però non so se sia lo stile di Rins oppure no. Lui corre solamente con Rins? Eh sì, corre solo con Rins, ragazzi. Non c'è granché di altro da dire, a dire la verità, perché tanto abbiamo già fatto una mezza analisi. Quindi questo è il primo gameplay che abbiamo di MotoGP 23. Promette bene, certo, però ancora una beta. Non possiamo davvero vedere bene le potenzialità del gioco, non possiamo neanche capire più di troppo. Le sue sensazioni, beh, ho provato a tradurre un pochino, mi dovrei riguardare il video con più calma, magari lo farò, magari mi ritradurrò tutto. Ma Eleston, se volete darmi il gioco, almeno le provo direttamente, come vi pare a voi. Adesso, a parte le cavolate ragazzi, il video direi che possiamo anche smettere di guardarlo qua. Questo era il primo gameplay MotoGP 23. Io ragazzi sono davvero tanto in hype, lo sapete, lo sono sempre stato, ma ancora di più non vedo l'ora di mettere le mani su questo gioco. A dire la verità ho anche abbastanza paura, perché hanno detto, appunto ha detto Robo stesso, che è parecchio diverso dal 22 e io per abituarmi ci metto un'eternità, tanto che mi ricordo ancora inizio di MotoGP 22 stesso, l'inizio della carriera per me era stato disastroso perché non mi ritrovavo con la moto, solo che non c'è parecchio tempo per apprendere, il che mi spaventa. Ma comunque vedremo come andrà, sicuramente ci saranno tanti altri gameplay, tanti altri trailer. Io ribadisco, ringrazio Robo, anche se non sa chi sono, per il video, ve lo lascio in descrizione. Mi auguro che questo contenuto vi sia piaciuto, nel caso fosse stato così vi invito a lasciare un bel mi piace e anche ovviamente a iscrivervi al canale per supportarmi e per aspettare insieme a me MotoGP 23. Detto questo, non ho altro da dire, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti.